che cosa c'entra lì dopo? Questo è nel 1962. Ma tu l'hai detto, non l'ho detto io. Ma muovo quando... Ah! Stamattina ti chiedo, dobbiamo camminare, ma è una maratona, non è un viaggio con te. Si cammina continuamente, bellissima la città, meno male che questa città è bellissima, ma ti chiedo stamattina di. Ho capito, adesso abbiamo tagliato la testa al toro, abbiamo smesso con tutta questa cosa. Chi ha tagliato la testa al toro? Chi ha tagliato? Ho tagliato la testa al toro, ho risolto sta via prima che va avanti da stamattina che ti vuoi sedere, ma che c'entra? Ma mica sono le 5 del mattino, che dici? Cosa c'entra? Stamattina che hai cominciato a rompere. Ma non alle 5, alle 5 potevo capire alle 5 della tarda si tagliate il al toro, però non così. E poi a me che Giorgio, ma cosa c'entra il toro? È un modo di dire antichissimo, davvero, perché ho cominciato nel 1162, tu pensi, bellissimo medievale, pensa che c'era il patriarca di Aquileia, che si chiamava Ulrico. Vabbè, certo, ma che nome ha dato la figlia? Il patriarca non aveva figli. Aquileia, che non è sua figlia, che nome gli dai a tua figlia? Certo, una città, come si chiamava questo? Ulrico. Perché chiaramente nome brutto. Vabbè, lui, ma lui muove figlia. Contro... Ti chiamerò Aquileia, vedi, impari. Muove contro grado. Muove contro grado. E Stalin si è incacchiato come una bestia. C'entra Stalin? Come si chiama? Stalin? Stalingrado? Ma cosa c'entra lì dopo? Questo è nel 1962. Ma che tu l'hai detto? Ma io l'ho detto io. Muove contro... Ah! Possibile. Muove contro grado. Scacco alla regina. No, muove gli scacchi. Muove l'armata, l'esercito. Cerca di conquistare grado. Capito? Che è una città. E quanti erano? Quanti gradi erano? 12 gradi. L'indirizzo è 12 gradi a est, 16 gradi. È una città. Però il problema era che grado era sotto Venezia e il doge non era tanto per la quale. E l'ha distrutto, l'ha massacrato. Certo, poi c'erano. Ha preso un sacco di prigionieri. Certo. Tra cui 12 prelati, 12 alleati e il patriarca stesso. Lui si è autoimprigionato. No, l'ha preso come. A chi? Il doge di Venezia, i veneziani hanno preso prigionieri, capito? E tra loro c'erano tutti questi. Tutti 12 erano. Ma sì, è un numero simbolico. Come gli apostoli. Esatto, bravo! Come chi? Gli apostoli, io? Come le 12 tribù di Israele, come i 12 mesi dell'anno. Come il 12 attotip. Come il 12 attotip, si gioca ancora. Ma chi? È una cosa antica. Si faceva 13 però, anche il 12 si vinceva. Quello è il Totocà, la Sisa. Vabbè, ad ogni modo non c'entra, perché ancora non c'era. Questi pagano un riscatto, una roba, cioè senza sgheia, vero? Venezia. Non si canta messa. Esatto, non succede niente. Quindi i veneziani prendono e simbolicamente. Solo simbolicamente. Simbolicamente. Sono, in sono cambio, pagare in tascheri. No, no, si sono. Un buon acquisto. No, si sono prima fatti pagare e hanno risolto la questione. Poi simbolicamente si sono fatti mandare 12 pani per i 12 prelati. 12 pesci perché non gli apostoli erano amici. Dice tu che c'è il boss, che sei l'apostolo, c'è il boss. Simbolicamente no. Ti do il pane, ma tu gli do il pesce. I pesci no. A Venezia anche più comodo. E li hanno distribuiti al popolo. 12 maiali. E se li sono tenuti loro. E li hanno tagliati, li hanno uccisi e distribuiti ai senatori, perché la carne ovviamente non è ai che senatori, dai al popolo. Che sei pazzo, ai senatori. Non è più semplice il pesce che Venezia trovi prima, il pesce, scusa. E poi il toro, sai cosa hanno fatto col toro? Gli hanno tagliato la testa. Ah, pensavo... No, gli al toro gli hanno tagliato la testa, gli hanno tagliato la testa e proprio per simboleggiare questa fine di questa diatriba, perché lui simboleggiava il patriarca. Per stendere proprio la discussione, la diplomazia, io taglio la testa al toro. Esatto. E questa cosa è andata avanti, tutti gli anni simbolicamente hanno distribuito 12 pani, hanno distribuito 12 maiali, hanno tagliato la testa al toro, la pubblica piazza fino al 1523. Tutti gli anni, dal 1523. Tutti gli anni. Tutti gli anni. Felici tori, che bello, evviva! Dove vai? Dai. A Venezia? Che bello, che culo! A questo punto il doge ha detto adesso basta. Basta. I pani basta, i maiali basta, facciamo solo il toro, però ne facciamo tre. Che bello! Uccidiamo tre. Certo. Simbolicamente. Per risparmiare. Risparmi i maiali, capito? Risparmi per tre tori. E quindi però è da lì che viene il detto. Tre tori contro tre tori. Non è più semplice dire anziché con le tigri, ecco perché. Tre tori contro tre tori.
Vedi, non so dire anch'io. Prova a dire tre tigri contro tre tigri. Tre tigri contro tre tigri. Io non ho la retroflessa, non riesco a dire. Per te è più difficile. Niente. Ecco, comunque. Ad ogni modo, è da lì che viene il modo di dire tagliate la testa al toro. Sapevatelo. E una curiosità, ancora adesso non si taglia più la testa al toro sulla pubblica piazza. Solo le palle. Ma simbolicamente. Si taglia il giovedì grasso, lo fanno però il toro di carta pesta, quindi tutta un'altra roba a Venezia, in memoria di questo evento accaduto per distendere gli animi e dire signori uccidiamo, tagliate la testa al toro, sapevate, lasciate di stare le palle, la notte queste cose si possono dire, sapevate.